Ecco che comincia il sondazzo, sì, certamente comincia con una musichetta, con un po' di discorsini da parte mia e poi si passa subito a Issodo. Issodo sarebbe il telefono, sarebbero le telefonate, sarebbero le conversazioni telefoniche che appunto costituiscono il nervo, la spina dorsale, la colonna vertebrale del sondazzo, le vena. Dunque, ieri giornata storica, indubbiamente siamo riusciti nuovamente a far spalmare di burro un televisore. Beh, oggi non vorrei sfidare ulteriormente la sorte e vorrei proporre più che altro ancora Peppe il cacciaio della pizzicheria, la pecora verde. Beh, zitta tu. Ecco, proprio lui e Guglielmo Passeri di conseguenza. Quindi io vado subito a fare un numero. Vediamo un po' di chi, di che, di come, di che, dove, da. Fammi vedere. Ecco fatto. Mi aspetto subito la Telecom che mi avverte che no, strano, stranissimo. Ormai sono condizionato da questo. Ecco, dunque, vabbè. Pronto? Pronto, buongiorno, signore. Sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Le ho telefonato per avvertirla che le stiamo mandando la roba che ho ordinato. No, guardi, io non ho ordinato niente, ha Ma sbagliato, guardi, eh. noi abbiamo questo indirizzo, questo numero No, no, telefonico. io non ho ordinato Anzi, lei niente. non ha ordinato parecchia roba che No, adesso noi le mandiamo. io sono sola, guardi, io sono Allora, è sola una gran mangiona, è e molto non ho grassa. ordinato Lei deve niente. essere molto grassa, effettivamente. Tutta questa roba, chi l'ha ordinata? Io l'ho già fatta caricare sul Lappe, aspetta Guglielmo a partire perché devo richiamare questa signora. Beh, zitta tu che ti trombo dopo il sondazzo ti trombo. Sei incazzata perché devo essere trombata prima, durante e dopo. Non va bene, perché cioè, può esserci mia moglie all'ascolto, capisci? Capito mi hai, anzi. Ho richiamato la signora perché non si può mica lavorare per nulla in questo mondo. Quando lavora deve avere. Pronto? Guardi, quando uno lavora deve avere il suo risultato. Cioè, io sto Ma senta, che lavorando. devo fare io il 113? Ma lei faccia anche il Io non 114, il ho, io gli ho 115, ma detto faccia che. tutto quello che vuole. Io Ma gli ho io detto adesso che non ho ordinato niente. le mando la roba che le ho ordinato e parecchia Ma roba. C'è guardi, un'ape piena, un'ape ascolti un piena. pochino me, ascolti. C'è un'ape piena. il cognome com'è? Il cognome con me, aspetti che la faccio parlare con la persona che ha preso la telefonata, perché io non l'ho presa, io sono il titolare. Aspetti un attimo. Guglielmo, aspetta a partire, perché questa signora dice che non ha ordinato nulla, allora ci hanno fatto uno scherzo, che cos'è stato? No, scherzo, ora ci parlo io, pronto? Aspetta, che arrivo, Pronto? Buongiorno, sono Buongiorno, Guglielmo io non ho Passeri. ordinato niente, Aspetta un guardi. attimo, io mi presento, sono Guglielmo Passeri della pizzicheria La Pecora Verde, no? Il mio datore di lavoro qui è un sardo, l'avrà sentito, no? Appunto puzza di cacio, io per trovare lavoro dovevo lavorare qui. Cioè praticamente io ho ricevuto una telefonata stamani, Guardi che io appunto. stamani non ero nemmeno in casa. Avrà telefonato di Io fuori? Signora, no, lei io c'ha non il ho. telefonino? Non me lo Guardi, dica. io Cioè, non ce l'ho il guarda, telefonino. Ascolti un gli dico la pochino. roba che è stata ordinata, no? Glielo dico, così. 7,5 chili di cacio di fava di toro incazzato, 2,3 chili di piede di zingarino e gorgonzola Hobachi, 12 chili di Ma tarzanelli senta, di ma pecora lei stitica. ascolti un pochino me, che poi No, fanno scherzo a me? Perché io gliel'ho detto al suo principale, che io poi il 113, Ma lei la faccia che gli pare, anzi lo fo allora. io. Senta, io scherzi un fo, io fo sondazzi un fo, miei scherzi, ha capito? Sono provocazioni telefoniche, 9,5 chili di Allora cacio, comunque voi di uno dovete tipo fare una assile. cosa, Il ascolti un cane, pochino me. il cane! Ma mi fa parlare! Ma io la fo parlare, però non la sto Allora, facendo parlare! prima di Non quando alzi lei ci la voce! parla, Sì! voi dovete farvi lasciare il numero e ritelefonarli per sentire se è vero o se non è vero. Ecco signora, Oh, io il numero che ho, lei il No, suo. e che numero è? Guardi, ci sono 10 forme di grana puttano, Sì, le è migliori suo. perdite vaginali di capra troia.
Cosa? 10 forme di grana puttano fatto con le migliori perdite vaginali di capra troia. Oh, Madonna, ragazzi, ma che schifo, eh? Ma non inventate io queste cose, sì, davvero, ma pensate, ma che schifoso. Ha sentito i passi del passeri? Pum, pum. Ma arriva, cioè, i passi da elefante o quantomeno da Tyrannosaurus Rex, eh? Vabbè, andiamo a fare un altro numero. Beh, la signora ormai, beh, lasciamola stare, ha già forse fiutato il cacio. Sì. Beh, insomma, di fronte a una lista così. Attenzione, il numero selezionato. Ti ho chiamata prima, come mai non sei venuta? E mi vieni solamente ora, Ma che lo so io. Prima ho detto arriva quella della Telecom, e invece è arrivata dopo, quando non l'aspettavo nemmeno. Ecco, io non so, ho fatto un numero qui quasi praticamente a caso, proprio nemmeno preso all'elenco, non so mia che ho fatto, vediamo perché succede. Il che succede, succede. Sembra quasi che esista. Addirittura. Sai che poi elimino gli elenchi e mi metto a fare così, cioè, che viene. Sempre che risponda. Pronto? Pronto, buongiorno signora, sono Peppe, il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Zittato. Le ho telefonato per avvertirla che le stiamo mandando la roba che le ha ordinato. Non l'abbiamo ordinata niente qui. Ma guardi che c'è parecchia roba di cacio e formaggio e tutte queste cose. Ma non è questo numero. Zittato. No, guardi, io per la verità, signora, io non ho preso personalmente la telefonata. C'è una persona che ha preso la telefonata e non vorrei che ci avessero fatto uno scherzo a noi e a lei, signora. Ma perché, io senta, ci ho dato anche questo numero di telefono per dire. Non l'accetto. Mi io. Avverta quando noi dobbiamo venire. Quando dovete Ascolti, venire. Cioè, ma insomma, io non la posso accettare perché non l'ho ordinata. Guardi, sono 7,5 kg di caccio, di fava, di toro, incazzato. Per carità, che siamo malati tutte e due, le, di si che può mangiare. Ma scusi, guardi, le non può mangiare il caccio? No. Se fossero tutti come lei, io andrei in rovina. Andrei in rovina. Dovevi fare i sequestri di pecora. Ma siamo in tanti. Lo venderà chi lo può mangiare. Ma lei ha ragione, però, signora, io ho già fatto caricare l'appe. Ascolti, l'ultima parola che gli dico, non la stia a mandare perché non l'accettiamo. Ma, arrivederla. Accettiamo chi? Lei e chi? E suo marito? L'appe! Vabbè, la signora non è molto convinta, io vado a cercarmene un'altra. Guarda, me ne vado a cercare un'altra. La signora era fermamente convinta del contrario, o come si può? Invece sì, ho fatto un altro numero. Sì, vabbè, insomma. Sì. Sono sempre io, Peppe il cacciaio della pecora. Zitta tu, non ti basta mai. È sempre lì che mi fa vedere il culo. Tutto bello, l'annosso. Che mi piace tanto. E qui non c'è nessuno, e vado a fare un altro numero. Ma anche questo della pecora, via. Ma che sono cose, ma dico che sono cose morali, voglio dire, ma via, Che strano nome c'ha questo qui. È un nome che comincia Pronto? Con... Pronto, buongiorno, sono Peppe il cacciaio. Buongiorno, della pizzicheria La Pecora Verde. Gli ho telefonato per dirle che le stiamo mandando la roba che ha ordinato, No, guardi, credo che abbia sbagliato. Che numero ha fatto? Ho fatto il numero suo che mi è stato dato per appunto dire quando si veniva. Noi abbiamo già caricato l'appe. No, guardi, penso che abbia effettivamente sbagliato il numero. Noi non abbiamo ordinato niente. Ma guardi, noi abbiamo già caricato e stiamo vendendo. Ma mi dice che numero ha fatto, per favore? Guardi, il numero suo per una questione di privacy. E non posso dirlo perché altrimenti può essere qualcuno che ascolta i numeri. Non si deve mai dire niente, né nomi, né cognomi, né numeri, né niente. Perché ci può essere qualcuno in ascolto sulle linee. Noi non abbiamo ordinato assolutamente niente. Per cui forse ha sbagliato il numero, riprovi. Guardi, proverò. Arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Indovinate che numero rifarrò. Cioè rifarrò, farò il numero vero, quello che mi è stato dato. Tu. Ho sputato sulla pecora. Zittato, anche se sputto, tu devi prendere tutto, tu c'hai la lama. Ti fa caldo, no, ti fa fretta, che ne so io. Quando ti toso però ti piace, d'estate. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde.
zitto. Le ho telefonato per avvertirla che le sto mandando la roba che ho ordinato. No, ascolti. Non è mica quella, non è mica quella di prima, no? Sì, io sono quella di prima. Ma non mi sembra la stessa voce, la stessa voce? Prima ho risposto uno, ora mi sono alzata io. Ah, un'altra persona, però è sempre la stessa famiglia. Sempre la stessa allora, famiglia. Allora, qui c'è qualcosa che non va, ora le spiego, signora, no? Perché non voglio mica portarvi roba che non avete ordinato. Si tratta di questo, io ho una pizzicheria tipicamente sarda, no? Ecco, forse lei capirà da ma come... Dove? Qua della zona. Il discorso è questo, è che noi abbiamo avuto una telefonata stamattina, hanno ordinato parecchia roba, quindi praticamente io ho già fatto caricare il lappe e, sì, e il mio garzone sta per partire, anzi è stato lui a prendere la telefonata, io la faccio parlare con lui, no, e vediamo se ascolti, può darsi che ci abbiano fatto uno scherzo, signora. Sì, ma ascolti, che numero gli hanno dato? Lo sa il garzone, aspetti un attimo, un attimo. Guglielmo, guarda che questa signora dice che lei non c'entra nulla. Come non c'entra nulla? Ora ci venga a parlare lì. Pronto? Sì? Buongiorno, sono buongiorno. Guglielmo Passeri della pizzicheria La Pecora Verde. Sì. Ho telefonato appunto, ho telefonato il mio principale qui. Sì. Volevo sapere cosa è questa faccenda che voi non avete ordinato nulla. No, ascolti un po' io me. No, lei che mi state chiamando. Cosa ride, signora? No, abbia pazienza, ma scusi, no, non mi posso mettere a piangere. No, mi dice non aveva ordinato nulla. Scusi, no, come è questa faccenda? Ma mi fa parlare un attimo. Porca io gli sto dicendo che da casa mia non abbiamo telefonato andare a nessuna parte. Allora, e non abbiamo ordinato niente. Sarà stato qualcuno di fuori di casa sua, cioè magari suo marito, ma suo amante, qualche siamo tutti qui, se gli sto dicendo siamo che noi non abbiamo ordinato niente. Quando ero bambino, cioè, siamo tutti qui e tutti quanti cantiamo in coro, bracco, bardo, paù! Ascolti me, che numero gli Topolin, hanno dato? Topolin, c'è anche quella, la marcia di Topolin. Topolin, viva Topolin! Quando ero bambino, come? Come signora? Ascolti, stamani mattina quando gli hanno ordinato Topolin, la roba... Topolin. Sì, mi dica. Mi dica. Che numero gli hanno dato? Che numero mi hanno dato? Vedi, i numeri non si danno mai per telefono per via della privacy. E allora praticamente se non si può dire né nomi, né cognomi, né numeri. Sì, ormai allora se no la legge, capito, è sì, interviene. Allora, ma lei per fare questo numero... Come l'ha saputo questo numero? Questo numero le è stato dato dalla persona che ha telefonato. E allora gli hanno dato un numero. Io non ho chiamato. Signora, lei era una voce piuttosto giovanile. Che c'ha una figliola lei? Guardi, da questa casa nessuno ha telefonato. No, siccome, per no, scusi signora, siccome ci ho parlato io, che c'ha mia una figliola, è una voce più giovane di lei. Ascolti. Cioè, se è stata questa persona qui con una voce più giovanile. Ascolti un attimo. Me la passa se c'è. Non c'ho nessuno. Non c'è nessuno, c'ha la figliola lei. Ma lei non si preoccupa. Lei c'ha la figliola, lo sento. Ora è andata subito dalla figliola a dire: ma che hai telefonato te a chiedere la figliola? Evidentemente potrebbe anche arrivare. Io mi ricordo quando ero bambino. Topolin, Topolin, viva Topolin, 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 Topolin. Per esempio di lì, quando c'era Bracco, Bardo, anch'io. Pronto? Bene, fa piacere, fra uomini si parla meglio. Pronto? Sì, pronto. Fra uomini si parla meglio, perché queste donne... Lo stesso, tanto la stessa storia. Diciamo la verità, queste donne m'hanno belle... Ecco, allora, signore mio, io sto per partire, ci ho già caricato l'ape, 7,5 kg di cacio di fava di toro incazzato, 2,3 kg di fiere. Ora telefono a Rabinieri, se ne smetti di telefonare. Ma che c'è tanto? Non ho chiamato nessuno. Che sport è cacciato? Io chiamo a Rabinieri ora, aspetti un po'. Ma lo chiamo io. Richiamiamolo subito. Sì. Oddio.
Non sta chiamando, Carabinieri, non sta chiamando. Pronto? Quando io ho chiamato, chiamavo io. O allora? Allora di chinacchero. Che c'è? Che c'è? Tron, le persone. Noe, mi è piaciuto molto il noe. E il sì, è risposta di Guglielmo Passeri. Vabbè, andiamo oltre, se questo non ha più voglia di rispondere, per carità di Dio, non sarò certo io a costringerlo. Oddio, che nome ho trovato. Bellino questo, bellino, sì. Sì. A questo c'è un nome che si vorrebbe utilizzare, eh? Sì, sì. Sempre che sia vivo, perché sai com'è? Pronto? Sì, buongiorno, c'è il signor Napoleone? Sì? Sono Wellington. Chi? Wellington. Noi ci siamo visti ultimamente a Waterloo. Ma lei ma chi cerca? Il signor Napoleone. Sì, va bene. Please, mi faccia parlare con lui. No, perché se io non... mio marito non ci può lasciare perché... Già, certamente dopo la batosta che gli ho dato io, certamente non potrà molto rialzarsi, certamente. Gli dice allora che ha telefonato quel furbacchione di Wellington. Wellington! Va e che si ricordi di Waterloo. Mi ripete la cosa, signor... Andata via. Beh, insomma, e voi? L'ho fatto nero, Napoleone, a Waterloo. A Waterloo. No, ci mancherebbe anche che, ma si ricordasse di vecchio Wellington che gli ha fatto un culo così a Napoleone nella battaglia decisiva, insomma, è là proprio. Già. Andiamo avanti. Sì, questo è stato così, perché no? Oddio, vedo. Ho fatto il numero di un negozio. Oddio, non sapevo, l'ho visto. Vabbè, vediamo. Pronto? Sì, pronto alimentari? Sì. Sì, buongiorno, senta, io avrei bisogno di un po' di pane, ce l'ha? Chi parla? Sono... Presenti? Sì. Ascolti, il pane momentaneamente sotto, mi fidi all'olio grande. Sì. Però stasera mi torna... Io all'apertura c'ho il pane casalingo. Ah sì, senta una cosa, io avrei bisogno di un pane, che devo fare una cosa un po' particolare. Possibile se richiedo un tipo di pane particolare di averlo per stasera? Particolare, a me mi ritorna soltanto spigadoro, castellina. Castellina, ma no, io intendevo non tanto nella qualità quanto nella forma. Come la voleva? A forma di cazzo, signora. Lo metta in culo lei. Magari, ma se ce l'avessi la me lo faccia, io ci proverò. Se lo metta in culo lei, cazzo. Io guarda, soltanto ci ho posto meglio, perciò. Che c'è il posto meglio? Non che c'ha di meglio lei, scusi. Che c'è il posto meglio? Non capisco. Ma guarda, se lo mette al culo lei, se non me lo dà, come fa a metterlo? Cioè, scusa, abbi pazienza. Ma anche la gente la... Per chi mi ha preso questa? Per un cliente, evidentemente. Ma guarda, è gente c'è in... Ma che gente c'è nel mondo? Ma che gente c'è... Aspetta, troviamo qualcuno che possa essere utile. Si rifà Peppe il cacciaio. Ma... Vai, la forma di cazzo, che c'è di male dire la forma di cazzo per fare... Così, a volte si usano fare queste cose... per qualche festa particolare, qualche no, per dire, non so, capito, una cosa spiritosa, insomma, lascia il posto migliore, non capire il posto, vabbè, insomma, ognuno interpreta. Pronto? Pronto, signora, buongiorno, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. Ma che è, cretino, o che vuole? No, sono sardo, signora, sono ma sardo. Ma io, senta, non lo conosco e nemmeno voglio sapere niente di quello che mi deve dire. No, ma che vuole l'accidente? Che gli ho fatto? Oh, questa, che le fa? Questa va a richiamare. Ma senti che roba, non gli ho detto niente a questa. Questo... non la conosco, capito? Non la conosco. Che gente c'è nel mondo, ragazzi, che gente c'è nel mondo. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei, vero?
Vediamo se risponde perché lo richiama. Ma ti rendi conto che questa qui ha solamente sentito parlare uno in un modo un po' strano, che poi gli ha detto sono sardo, per carità di Dio, che gente, non c'è nemmeno un marito o qualcuno che possa rispondere al posto di questa signora. Pronto? Pronto? Sì? Guardi signora, ma lei è veramente scostante. Ma scusi, cosa vuole? Ignorante delle più elementari regole dell'educazione. Non posso telefonare. Vedi, ma... E io da lì. Sì, insomma, guarda, la cosa le donne, eterni dei, eterni rompimenti di coglioni in certi casi, vero? Sì. No, io non ti conosco, io non so chi sei, ma ti mando a fare un bel giro insieme a lei. Te lo leverò. Ecco, come un mulo. Così grande io ce l'ho. Per carità di Dio. Sì. Non l'ho detto quella parolaccia, vero? Non l'ho detta. Ho detto mulo, sì. Ho detto mulo. Qualcuno può aver pensato che quella parola che non ho detto fosse culo, ma chi l'avesse pensato sappia di essere una persona molto maligna. Ecco. Ecco, ho fatto un altro numero. Ma chi se ne frega? Pronto? Pronto, buongiorno, sono Peppe il cacciaio della pizzicheria La Pecora Verde. L'ho chiamata per avvertirla che le stiamo mandando la roba che ha ordinato, No, non ho ordinato niente. Come non ha ordinato nulla lei? No, ma sarà stato qualcuno in famiglia sua? No, io sono qua di passaggio. E siamo tutti di passaggio in questa valle di lacrime. Per carità di Dio. Certamente. No, sei simpatico, però non ho ordinato nulla. Io non sono simpatico, sono stronzo, capisci? Che se tu non mi prendi la roba che ho ordinato, io te la ficco in bocca a una e poi ti do da mangiare ai porci. Non capisco quest'ultimo passaggio. Ai porci ti do da mangiare. Noi facciamo un po' di inversioni, ma voi No, ma sei non simpatico, no, figurati. No, adesso è tutto il tuo. No, non voglio essere simpatico. Io voglio lavorare, consegnare la roba e prendere i soldi. Purtroppo io non ho ordinato niente. Non hai ordinato il caccio? Eh? E non hai ordinato il caccio? Aspetta un attimo che non mi funziona qui. Non ti funziona? Mi dispiace, così giovane non ti funziona. Che vuoi? C'è chi dà, c'è chi non ha. Io invece sono di una certa età, ma mi funziona benissimo. Non c'è problema, c'è qualche ragazza, io sono prontissimo. Io sono un produttore di caccio. Di? Di caccio. Caccio cavallo? No, caccio di fava. Cioè io praticamente non mi lavo per giorni e giorni e giorni e anche ore e anche minuti e anche allora anni. È difficile trovare una ragazza che... E la ragazza invece è quella che lavora per me e me lo toglie con la lingua. Ma gli piace? E poi lo sputa direttamente nelle confezioni che io vendo. Ma cos'è che vendi, scusa? Vendo caccio di fava. Anche altre cose. Anche a me che volevi portare? Volevo dirti che se tu non vuoi la roba, puoi essere anche tu un produttore, io ti pago bene. Tu ti tieni il caccio di fava per giorni e giorni, ore e ore, mesi e mesi, anni e anni. Poi arriva la ragazza che molto piacevolmente te lo toglie e prendi dove pure... Dove l'ho messo questo caccio di fava? Lo devi tenere semplicemente sulla fava. È una cosa, si spalma, si mette di sopra, che si fa? Praticamente... Una specie di preservativo, diciamo. No, ma quando poi viene tolto, no? Quando viene tolto dalla ragazza apposita, praticamente diventa un po' come la Nutella.
Cioè solamente che invece che marrone, bianco. Ma questo ci stai pensando ora oppure già l'avevi? No, questa cosa, ti devo dire la verità, me la sono pensata ora. Però non importa, perché l'importante è... Stai improvvisando, diciamo. Bravo, come fa a sapere? Sei un grande, dai. Sono un grande, me lo dicono in parecchi. Ora ti... Ah, però non devo essere grande perché sono piccolino. È una cosa, e ti posso anche dire. A un certo numero e chiedi di Davide. Io non chiamo nessun numero e non chiedo di nessun Davide. Anzi, avrei qualcosa per te. C'ho una pecora che è sempre qui, che vuole essere trombata da me, e non ce la faccio più perché anche mia moglie si è un po' accorta della cosa, no? E allora ti interessa? Puoi aspettare un attimo che c'ho una cosa in forno, vedo un attimo. Se puoi aspettare, se io no ci sentiamo un'altra volta. No, io aspetto, aspetto, gli affari sono affari, ci mancherebbe altro, io aspetto qua. Vediamo se ti do a lui. Zitta tu, che ti do a lui. E così, se magari lui può risolvere il suo problema, che insomma non gli funziona, magari con te gli funziona. Beh, zitta tu, che decido io. Pronto? Pronto? Dimmi. Sì, allora io ci avrei questa bella pecorrina, no? Sì. Che è sempre a pecorrina, quindi ha sempre quella bella posizione che piace tanto a noi maschi. Spero che tu sia un maschio, no, anche se non ti funziona. Sarebbe meglio pure metterla a pancia in su. Per fare qualcosa di originale, così. Ah, per fare qualcosa di originale, tu la metti a pancia in su e fai praticamente tipo, non so se ti ricordi... Quale? Mi dimmi. Ti ricordi l'Odissea, no? L'Odissea, sì, nello spazio, sì. No, l'Odissea. Nello spizio. Come è riuscito Ulisse ad uscire dalla caverna, dove stava per gabbare Polifemo. Allora, Ulisse per uscire dalla caverna, per gabbare Polifemo, è uscito sotto la pecorrina. Bravissimo. Sotto le pecorrine... sei pure un ragazzo colto, oltre ad essere simpatico. Mi hanno colto fin da bambino, sì, sono stato colto da piccolo. Sì. In quel caso sarebbe pure una bella posizione, lui aggrappato al di sotto della pecora. Al di sotto delle pecore. La pecora sta di sopra, fantastico. E poi anche tutto. È qualcosa tu sai, di originale, pure è un consiglio che ti do per la prossima volta che ti vorresti cioè quando sei capace di scoparti una pecora, puoi farlo invece alla pecorina, puoi farlo in questo. Dal di sotto, ma io ho paura che sia un pecoro e che me lo metta. Grazie a me, grazie a questa telefonata, quindi hai scoperto un'altra posizione da sfruttare. Ma io c'ho un'altra posizione ancora. Cioè praticamente... Ma dimmi, stai chiamando dal tuo telefono o dal telefono di un amico? Io sto chiamando dal telefono qui del mio negozio, la pecora verde, la pizzicheria, la pecora verde. Allora praticamente cosa fece? Non mi fai parlare! Non è che si spendono tanti scatti la mattina. Non me ne frega un cazzo! Tanto per essere chiaro, vero? Perché io sono stronzo e tanto questa telefonata è a carico tuo. Praticamente... Ulisse, cosa fece a Polifemo? Mi dispiace, ma non è a carico mio comunque, perché c'è il contascatti. C'è contascatti? Cosa dice il contascatti? Dice che sei uno stronzo, perché non è a carico mio. E vedi che sono uno stronzo, lo vedi che sono uno stronzo? Lo dicevo io lo dicevo. Allora, cosa fece Ulisse a Polifemo? Come cosa fece Ulisse a Polifemo? Cosa fece Ulisse a Polifemo? Lo sai, tu e lo so pure io. Allora dillo. Ma non c'è bisogno. Cosa gli ficcò? Gli ficcò un caccio cavallo nell'occhio. Bravo! Un caccio cavallo nell'occhio. E infatti, proprio perché... questa riuscì a scavalcarlo. Sì? Gli si cercò... Qua dopo che stava scopando la pecora, così hanno del fatto. Sì? Non è riuscita a venire. No? Perché? Perché gli è rimasto dritto, perché ancora non sta scopava là 1-2 ore, è ancora questo cazzo dritto. Allora gli è venuta la fantastica idea di scendere dalla pecora, andare sopra Polifemo e col cazzo bello dritto di ficcarglielo nell'occhio. No, ma il caccio cavallo che c'entra, scusa? Il caccio che si mette il caccio, tu mi hai detto che si spalma sopra la fava, o mi sbaglio? No, il caccio nasce sulla fava. Nasce cioè, sulla se tu fava. Non so se ti è ben successo. Allora, caccio che nasce sulla fava, sì. Dato che la fava era dritta, sì. È molto penetrante, allora gliela penetrò, cioè cercò di penetrare nell'occhio di Polifemo. E che successe? Così diventò poveraccio, riuscì a venire. Ma chi sei? Onofrio Pirrotta? Sei Onofrio Pirrotta che parli così male? Purtroppo... scusa, tu non puoi conoscere tutto, io conosco Ulisse, ma anche Onofrio Pirrotta, purtroppo. Ma di fronte alle persone di cultura mi sento un po' a disagio. È un giornalista della RAI, non ti preoccupare. Dicevo, appunto, gli venì.
Gli venì addosso. Gli venì. Gli venì, gli avvenì a lui, a Polifemi, gli, capito? Non, cioè, gli... l'effe per rotta sarai tu, perché no, gli venì a lui. Ah, quindi venì a lui. Ah, un effe per rotta sarò io, perché tu dici venì e non venne. Tu dici venì e non venne, quindi tu sei pirrottone, capito mi hai? No, venì, vedi che esiste, carissimo. Ah, venì, esiste. Io venì, tu venisti, egli venì. Egli venì. Sì, venì. Egli venì. Meglio così. Tu pazzo sei, testa di pazzo. Hai mangiato per caso? Io già ho mangiato alle 11. Ah, addirittura. Io per mangiare mi le compro la fava. Ho capito. Tanto c'è comunque ti 35,5. C'è già tutto in forno. No, già parlami preparato. Solamente un attimo di Penelope e dei, no, mi dispiace, e dei froci. Dai, parlami tra mezz'ora ti posso parlare. Di Penelope e dei froci. I froci. Ti capito? Ricordi i froci? Sì, benissimo. I froci e Penelope. Ho capito? Ci sentiamo casomai se vuoi chiamare più tardi. Dai. Quando ti chiamo più tardi ti dico venì, pirrottone! Mi puoi dire quello che pirrottone. Vuoi. Pirrottone! Ciao. Oh, e se era incaponito e venì andava bene, eh? Se era incaponito e venì, eh? No, voglio dire, un ragazzo di cultura come lui, vero? Simpatico però, simpatico, bravo. Sì. Però non sapeva che era Onofrio Pirrotta, questo è grave, molto grave. Beh, basta guardare Striscia Notizia e si capisce chi è, perché lo prendono sempre per culo lì per quello che dice, cioè per le frescacce che dice. Ah, dunque, sì, ora dice meno perché ha smesso di fare quell'orribile programma della mattina su Rai 3 che si chiamava Morning News, sai, oggi era l'ultima puntata, ne ha dette di cotte di crude, sì. Morning News, ma sta zitta, abbiamo una lingua italiana bellissima, infatti venì per esempio, ecco, e poi si intitolano i programmi Morning News, capito? Morning News, per forza durano 4 mesi e poi finiscono, Attenzione. E vaffanculo allora, scusa, ma attenzione una sega, cioè, scusate il mio linguaggio troppo forbito, perché è molto forbito, il mio forbitissimo. Sì, facciamo un altro numero. Attenzione. Che succede? Attenzione, che poi succede? Nulla. Ecco fatto, ho fatto un altro numero. Oh yeah. Pronto? Pronto, signora? Chi è? Buongiorno! Come sta? E chi è? Sono il verduraio! Chi è? Il verduraio! Pronto? L'ortolano! Insomma, io doveva essere sorda questa donna, perché non ha sentito nulla, andiamo. Perché poi ho detto il verduraio o questa l'ho presa così. ma io mi domando e anche dico, ma è possibile che sì, è possibile, purtroppo è possibile. Vediamo di fare un altro numero tipo questo, ma vediamo. Ecco, sì, prendiamo un po'. Oh, che mi ha preso il verduraio. Che poi dopo Polifemo e dopo venì insomma, credo che non abbiamo più niente da raggiungere oggi. Abbiamo raggiunto l'apice, l'apogeo o l'ipogeo. Pronto, buongiorno. Chi parla? Sono uno e parla così. Lei com'è? Parla così. Pronto? Buongiorno, sono uno e parla così. Sono uno che parla così, come lei. Pronto? Dove telefono? Pronto? Ma non capisco nulla, cosa dice? Cosa dice? La televisione, non sento niente. La sbatta giù dalla bassi, insomma. Un attimo. Bravo. Ehi. Che mi ha preso? Che si fa? No, si fa imburrare. Pronto? Pronto, buongiorno. Ora la sento bene. Mi sente? Dunque, qui non si sente niente, io non capisco. Pronto? Mi sente? Sì, ora sì. Oh, bene, sono il dottor Cingiunto del MERD, Movimento Europeo Radiazioni Dannose, telefono da Roma. Mi sente?
da Roma, che Mario? Sì. Sì, sì, che parlo allora. Parlo, ma mi senti? Sì, ora sento, sì, ora sì. Oh, vedi, come va? Ma non c'è male. Bene no, Bene no, ma non c'è male. Insomma, io è parecchio ora che non mi muovo di casa. Ai. Cuore, arresti, insomma, domiciliari. Inconvenienti. Mal di cuore? Insomma, mi dà un po' di disturbo. Ma sarà l'età? Ma 92 anni, sì che... 92? Sì. Mamma mia, ragazzi. Vedi, Che bellezza, 92 anni. Mamma mia. Però tutto sommato va bene, Insomma, ho detto, fino ad ora andavo in bicicletta, ma... Fino a quando andavi in bicicletta? Fino a pochi giorni fa, ora, perché... Vabbè, è un momento, poi tornerai in bicicletta. Amine, senz'altro. Ma quando viene spero. Quando viene il tempo buono, ora sai, fa freddo, Appunto, sto sortito per quello. Appunto, non sorto. A 92 anni, ma ti rendi conto, sei nato ai primi del Novecento, Madonna, ti ha visto tutte le guerre, Avevo di diversi anni io, quando con la prima guerra mondiale. Ma sei stata la guerra, no? Sì. No, io avevo pochi anni, La seconda? No, la seconda, avevo l'esonero io. Eri troppo vecchio. Io ero a fare parte allo stabilimento, si faceva lavorazione bellica. E allora c'ero l'esonero. Cosa facevi di bellico? Io ero... Facevi bellichi? Tonneria, artifica, fresa, tutto questo. Cioè, tutte armi? Sì, armi. Io lavoravo per le aerocroniche. Certo. Tempo di guerra. Allora, che facevi? Fucili? Mitragliatrici? Cosa facevi? Cosa? Mitragliatrici? Cosa facevi? No, parecchi per tutto particolari per l'aeroplano. Ah, per l'aeroplano, ecco, ho capito. Bello, bel lavoro, Certo. Con tolleranze, tutti sul centesimo, quattro millesimi. Millesimi. E poi finita la guerra? Finita la guerra, io continuavo come caporeparto lì. Sì. Tonneria. In frulleria? Avevo capito frulleria. Torneria. Fino praticamente alla fine, insomma, alla pensione. Chiami Dio Madonnina. Sono la pensione io. Io ho cominciato presto a lavorare e sono in pensione tardi perché... Ma ora c'è una bella pensione, però, Insomma, bella. Siccome quando io ho iniziato io presto... sono andato in pensione presto, tardi ma presto. Non c'era come ora, qui andavano nemmeno la metà del costo dello stipendio, prima, non è come ora, prima, sì. Intero. Comunque, ma scusi un po', senta un po', ma chi sei tu dunque? 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 Ma quali dei figli? Io? Quale figli ho detto? Figli? Uno. Quello maggiore o quello... Quello maggiore. Quello maggiore? Sì. Ecco. E babbo come sta allora? Ma il babbo... Il babbo ha preso una brutta piega. Perché? Perché il cervello. Dio Madonna. Ma è anche un padre di famiglia. Lui è al monte, no? È al monte? Sì, è al monte di pietà. Sì, no, volevo dire... Ora... Gli è preso la mania delle donne, ne porta continuamente a casa. Ma le raccatta per la strada. Madonna. Ha portato anche le travestiti in casa. Ma allora sicuri, Dio Madonna. È sicuri, insomma, io... No, perché poi perde anche l'impiego, Sì. Poi va a finire, perde anche l'impiego. Perde anche l'impiego, ma... Siccome uno deve avere una certa... Sì, ma io certo, ma io di notte sento sempre dei rumori, no? E dico, che c'è? E ti arriva pieno di troie. Madonna. Ma ne arriva 3-4 per volta. Si sputtana tutto lo stipendio così, no? Ma roba. E poi mi fa, dice, vieni, tromba anche te. Come tromba anch'io? Ma non ti vergogni a fare queste cose? Certe volte per assecondarlo mi è toccato starci. Mario non dice niente? Mario, che vuoi? Mario è peggio di lui.
Peggio di lui. Cioè Mario dice, non dice, a volte, capito, dice e a volte non dice, sai com'è. Ma questo mi torna a casa sempre con le donne. Io io ho telefonato apposta per un, come dire, per un consiglio lo può dare. Per un consiglio. Io voglio sapere cosa devo fare. Mi può dare un consiglio una persona di 92 anni che ha tanta esperienza nella vita? Cosa posso fare con quest'uomo? Male. E che gli devo fare? Lo devo internare, è strano perché Dio Madonna, un bell'uomo lì pieno di vita. Appunto, pieno di vita, fa che trombare, capito? Questo qui. Abbandonato anche la pesca allora? La pesca? Non gliene frega più niente della pesca. Appunto, lui è un passionista. Sì, è un passionista, sì, passionista, come frasi. Cioè, praticamente no, proprio lui solo donne. Lui non pensa che... Si sveglia la mattina, donne, pensa. E comincia a dire, oggi ho bisogno di fica. Oggi ho bisogno di fica, comincia a dire. No, la mattina presto. Allora appunto... Io sono un professore. Sai che si è fatto? Gli si è messo il bromuro nel caffè latte, no? Nella colazione. Non serve a nulla. Più gli se ne mette di bromuro, più gli si rizza. Io l'ho visto, L'ho visto perché una volta è gira anche nudo per la casa. Sempre con l'uccello ritto. Sempre una cosa che gli ha anche aumentato, è diventato lunghissimo. Non è mia normale. No, che non è normale. Perché poi voglio dire, io c'avevo una ragazza, una donna, cioè anch'io c'ho le mie cose, no? E me le ruba tutte lui. Gli salta addosso e queste vedono un uccellone in quel modo, ci stanno tutte, capito? Io c'ho più donne e lui è pieno di donne. E salta la mattina, c'ho bisogno di fico, ho bisogno di fica. Poi torna a casa, ho bisogno di fica, Poi esce e torna pieno di fica. Io, ma come fai ad avere sempre bisogno di fica se ce l'hai così tanta? Ma ho tanto bisogno, c'ha un'energia così enorme che non si può fermare. Come si fa? Ah, sai, perché poi con il tempo l'organismo invece uno sfruttamento a quel modo poi... Con il tempo, questo non accenna a diminuire col tempo. E poi non importa anche se sono uomini, eh? Uomini, donne, basta siamo vestiti da donna, ma portati a casa, dei travestiti che hanno l'uccello ancora. Cioè, non quelli transessuali operati, quelli che ce l'hanno ancora. Ma io ho detto, ma che sconcio tutto questo, ho bisogno di fica, sì, ma questo è massimo è culo, cioè, capito, io, infatti poi ha cominciato a dire, ho bisogno di culo, io mi aspetto da un momento all'altro, mi dico, ho bisogno di cazzo, io non so come fare, io mi appello a una persona di 92 anni che ha tanta esperienza, cosa posso fare? Sconsigli difficili a darsi. Lo so, per questo ho telefonato, perché la cosa è molto triste, eh? Io per appunto, sa, ora non so mia proprio... C'ha un puzzo di sbroda in casa mia. Tanto bene io, e che voglio dire io, tanto che non sorto di disturbi, che cose voglio dire che si consigliano male. Eh sì. Io non sono proprio, voglio dire... No, lo so, capisco. C'è una vicoria, io la so più forte, non ero mai stato come una. Sì, mi dispiace molto questo, sì, però tanto si ripiglia, tanto è l'età, però appena viene un po' di sole, fuori con la bicicletta, Sì. E niente donne, niente donne. Con il cuore non si scherza, eh? Lo so, col cuore non si scherza. Anche lui mi fa sempre, col cuore non si scherza, ma lui parla di cuore perché si innamora di tutte. Ma lui a quell'età lo può fare, ma io... No, porta a casa anche le donne vecchie, le donne di 70 anni, di 80 anni, le porta in casa, tutte piene di pellettiche. Io per esempio, a parlare a questa maniera un po' al lupo, per me è uno sforzo. Allora guarda, io ti saluto, e io ti ringrazio di questi bellissimi consigli. Ovvio, io ogni modo faccio tanti auguri. Sì, grazie. Grazie. Grazie, riposati, eh. Auguri, tanti auguri. Al nonno allora. Sì, va bene, auguri, non parlare più, non parlare. Ciao, auguri, grazie, ciao, arrivederci. Però no, non parlare, se ti fa male non devi parlare. Per carità di Dio, ma che situazioni, ancora di più bisogna dire che gente c'è nel mondo, ho bisogno di fica, questo è il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Se non c'è il sondazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...